Una parte di Polifemo dedicata alla vivibilità, anzi alla invivibilità urbana, mi riferisco al disagio enorme, ai disagi enormi provocati in via Cesare Battisti a Taranto dalla installazione dei cordoli, un provvedimento davvero scellerato. Per una serie di ragioni che scopriremo, ma che sono evidenti sotto gli occhi, sono sotto gli occhi di tutti, proprio li scopriremo attraverso la viva voce dei commercianti soprattutto. Disagio plurimo sotto vari aspetti. Vedete, diventa innanzitutto difficile, blocca il flusso veicolare persino una uscita da un parcheggio, una semplice retromarcia ovviamente con la presenza del cordolo blocca proprio il transito, il flusso veicolare. Per non parlare poi dei disagi enormi che vivono i commercianti dal momento che il carico scarico diventa praticamente impossibile, perché i furgoni che devono consegnare il materiale trovano i posti, i parcheggi riservati al carico scarico perennemente occupati. Si aggiunge il fatto che si notano pochi vigili urbani in zona, ci vorrebbe un maggiore dislocamento dei vigili urbani, così come la presenza degli ausiliari del traffico sembra quasi invisibile, se ne vedono davvero pochissimi. Vigili e ausiliari del traffico potevano certamente rappresentare e possono rappresentare uno strumento migliore per disciplinare il traffico, anziché arrivare alla installazione dei cordoli. Mi riferisco al carico e scarico. Parliamo di questo argomento, diventa difficile per un furgone consegnare qualcosa alle attività commerciali. Allora vedete questi furgoni che devono girare e rigirare. Non c'è il tempo e lo spazio di prendersi un caffè, di fare una fermata innocente dinanzi ad un bar, perché di fatto manca lo spazio. Noi non vogliamo legittimare la doppia fila, ci mancherebbe altro, è illegittima, ma voglio dire, un minimo di tolleranza poteva servire anche ad aiutare una economia davvero moribonda, perché ora a causa di questo cordolo il flusso veicolare, il flusso dei clienti che si fermavano nelle attività commerciali per fare acquisti è calato terribilmente, e quindi chiaramente i commercianti hanno registrato un calo sensibile nelle entrate. Vedete, l'economia si blocca. Questi cordoli hanno anche una loro ricaduta negativa dal punto di vista sociale, per varie ragioni, perché se io penso per esempio a un negozio per apparecchi acustici, tanto per dirne una, prima la persona anziana veniva accompagnata dal semplice accompagnatore, ci si fermava un attimo in doppia fila, si faceva entrare il vecchietto, la vecchietta e poi magari andava a parcheggiare. Ora ciò non è più possibile, per non parlare poi dei cordoli stessi che rappresentano una trappola per i più anziani. Tantissime sono state le cadute che si sono verificate e che sono purtroppo certificate dai referti del 118. Una decisione, quella di installare il cordolo, davvero scellerata, che l'amministrazione comunale di Taranto ha preso, per così dire, inaudita altera parte. Non ha voluto ascoltare gli operatori commerciali e i tanti input, le tante proposte lanciate da Confcommercio sono miseramente cadute nel vuoto per dare spazio ad una decisione assolutamente verticistica e che non ha tenuto conto e che non tiene conto del disagio degli operatori commerciali. Ma queste sono così, questa è una somma delle tante criticità. Potremmo pensare anche al parcheggio di via Icco, che è quasi invisibile, non c'è un cartello bello grande, grosso, che ne indichi la presenza, di modo che i veicoli, le automobili possano capire, sapere dov'è e parcheggiare invece di congestionare il traffico. Va sottolineato un ultimo aspetto: via Cesare Battisti è una strada comunque stretta, non è larghissima, e aver realizzato qui
una corsia preferenziale per gli autobus, aver destinato quindi a Cesare Battisti il transito degli autobus è stata certamente una scelta infelice. Vedete, ci sarebbe molto su cui riflettere. L'amministrazione ha detto che questo di installare il cordolo è un provvedimento così sperimentale, temporaneo. Speriamo che, come dire, melius re perpensa, meglio approfondito e studiato l'argomento, si possa arrivare a nuove decisioni, a nuovi provvedimenti in favore del cittadino e degli operatori commerciali. Via Cesare Battisti è qui il regno del disagio, ma questo disagio noi proprio ve lo faremo vivere attraverso la viva voce dei commercianti. Succede in via Cesare Battisti un lieve ritardo dello scattare del semaforo ed ecco che il traffico, a causa soprattutto dei cordoli, si congestiona e diventa davvero difficile anche uscire da un parcheggio, ovviamente in retromarcia. Parliamo di una strada che comunque è stretta e chiaramente, ovviamente, i cordoli la affogano e affossano ancora di più. C'è un cittadino che vuole dirci qualcosa al volo. Ma cioè, è incredibile, non possiamo nemmeno uscire con le auto, insomma, perché è tutto bloccato. Poi immagina lei, insomma, voglio dire. Vedete, è una situazione davvero incredibile, una situazione che è sotto gli occhi di tutti e solo un'amministrazione cieca non può guardare, fa finta evidentemente di notare, di vedere certe ovvietà.